Un saluto a tutti i lettori di Hardware Upgrade, oggi vi parlo di un nuovo mouse gaming di Asus ROG. Si tratta di Asus ROG Pugio. I più attenti di voi ricorderanno il precedente Asus ROG Spada, di cui questo nuovo mouse della linea Republic of Gamers di Asus è una sorta di evoluzione. Lo preferiamo, a dire il vero, rispetto a Spada perché le forme sono più contenute, il mouse è più agile, scorre bene sulla superficie e si adatta a qualsiasi tipo di impugnatura, mentre Spada era un pochettino più ostico al controllo. Caratteristica principale di questa nuova soluzione riguarda la possibilità di sostituire i pulsanti laterali che si collegano al resto della periferica tramite un sistema di magneti con la soluzione fornita all'interno della confezione. Vedete, c'è questo piccolo box con degli switch aggiuntivi e appunto questo pulsante laterale, questa copertura laterale che possiamo mettere al posto dei pulsanti originali in questo modo. E si tratta di un tipo di installazione molto semplice da applicare e appunto grazie al sistema di magneti si può sostituire in maniera immediata i due tasti originali con questa copertura. Non si tratta di un tasto, infatti non si può schiacciare perché aggiunge un distaccamento rispetto al pulsante vero e proprio che appunto impedisce la pressione. Questo perché viene fatto? Perché i pulsanti laterali molto spesso possono essere premuti in maniera accidentale causando degli effetti indesiderati all'interno dell'esperienza di gioco. Questo può essere chiaramente molto fastidioso, ma anche disabilitare la funzione dei pulsanti potrebbe non risolvere completamente il problema, perché anche semplicemente avere la sensazione, proprio il feedback del click, può dare fastidio. In questo modo si risolve completamente il problema. Quindi il giocatore può configurare in tre modi la propria periferica: avere quattro pulsanti, perché anche dall'altra parte c'è lo stesso tipo di sistema, oppure due soli pulsanti, oppure zero pulsanti, come è quella la configurazione in cui ci troviamo in questo momento. Chiaramente è ancora più appariscente la retroilluminazione. Possiamo dire che questa periferica di Asus si contraddistingue proprio per una retroilluminazione molto accattivante e piacevole da un certo punto di vista. In questo momento abbiamo l'effetto onda abilitato, che è l'effetto che appunto c'è di default, ma è possibile non solo regolare l'intensità della luminosità dell'effetto, ma anche oltretutto sulla base della zona del mouse. Quindi per esempio si può regolare indipendentemente il logo o la rotellina e scegliere il colore fra tutti i colori all'interno dello spettro RGB, ma si possono anche poi impostare i vari preset. Per esempio questo è Cometa, come vedete anche questo molto interessante, oppure ciclo di colori. Ne faccio vedere qualcuno un pochettino a caso. Come vedete il software è il solito Asus ROG Armory che abbiamo utilizzato per moltissime periferiche, è molto reattivo e funziona in maniera decisamente efficace. Reattivo, l'ho appena detto questa parola, adesso lo uso come effetto di retroilluminazione, un altro effetto molto molto accattivante perché il mouse appunto reagisce alle sollecitazioni del giocatore. Ci sono vari tipi di regolazioni, ve ne faccio vedere soltanto qualcuno. Per esempio si può impostare il controllo angoli tra rettilineo e invece più marcato, accelerazione e decelerazione, il tipo di risposta del tasto, la frequenza di polling, quindi l'intensità delle comunicazioni tra periferica e sistema, ma soprattutto, e probabilmente quella più interessante per i giocatori, il livello di DPI, quindi la sensibilità del mouse fra due tipi di preset subito disponibili e accessibili tramite questo pulsante sulla periferica. Quindi se il LED è spento abbiamo la prima impostazione, LED acceso la seconda impostazione, e si può regolare a step di 50 DPI come si vuole, sia l'una che l'altra impostazione.
Un'altra caratteristica di questa periferica è la possibilità di sostituire i switch interni. È molto semplice, basta rimuovere i quattro gommini che ci sono nella parte inferiore del mouse e le viti che ci sono sotto, e questo ci consente appunto di aprire la periferica. Abbiamo un cavo che collega, che è alla base del funzionamento della retroilluminazione, e appunto i due switch che possono essere rimossi, installati e sostituiti con gli altri due che sono presenti nella confezione. Riprendiamo il box che abbiamo fatto vedere prima. Sostanzialmente questa caratteristica garantisce una maggiore durata nel tempo, quindi un maggior numero di click per quanto riguarda i due switch, e quindi si tratta di una funzione che i tecnici di Asus ROG hanno pensato per aumentare la longevità della periferica. Ma non è tutto, perché i switch alla base del funzionamento dei pulsanti dei mouse sono simili a quelli che ritroviamo nelle tastiere, quindi si caratterizzano per una resistenza alla pressione differente, e quindi possono restituire un feedback diverso e venire incontro alle esigenze di un tipo di giocatore piuttosto che dell'altro. Nella confezione ci sono dei switch identici a quelli originali, ma appunto si possono trovare facilmente su internet altri tipi di switch con tipi di feedback e di resistenza alla pressione differenti. Come vedete, la sostituzione dei switch è immediata e la periferica si va a ricomporre subito, quindi è un'operazione che qualsiasi tipo di utente può compiere in maniera assolutamente semplice. Vi starete chiedendo perché i nomi delle periferiche Asus sono così particolari. Puyo, così come Spata, ma anche le cuffie Centurion che abbiamo recensito in una precedente occasione, che sono rimaste qui sulla nostra scrivania, hanno dei nomi che richiamano alla memoria l'esercito della Roma classica. Quindi Puyo sostanzialmente era quello che poi è diventato e si è declinato in italiano con il termine di pugnale, e Spata era un altro tipo di arma tipica appunto dell'esercito dell'antica Roma. Detto questo, come dicevamo, Puyo è una periferica molto interessante, secondo noi superiore a Spata in termini di esperienza d'uso e di facilità di interazione, e soprattutto si caratterizza, come abbiamo detto, per una serie di accortezze che ne aumentano la longevità nel corso del tempo, come la possibilità di sostituire sia gli switch alla base dei due pulsanti principali sia i pulsanti laterali. Con questo è tutto. Per tutte le altre informazioni sulla periferica vi rimando all'articolo che abbiamo appena pubblicato sulle pagine di Hardware Upgrade. Grazie per avermi seguito e alla prossima.